Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio fanciulle e buon pomeriggio fanciulli. Bentornati a Fiabe in Onda su Radio Speranza in Blu. Da questa parte del microfono c'è Cinzia, in regia c'è Davide De Amicis e... Fu così che i due partirono lasciando il paese di notte senza salutare nessuno. Li abbiamo lasciati così. Spero che abbiate seguito le puntate precedenti, ma per chi se le fosse perse, facciamo un piccolo riassunto di questa storia. Dal titolo L'ingegnoso signor Don Chisciotte della Mancia, scritto e illustrato da Marcello Di Mezzo e Andrea Scoppetta. Alonso Chiano, idalgo di Terra di Mancia, per il troppo leggere su brutti libri di antichi cavalieri erranti, perde il senno e la ragione e decide di farsi anch'egli cavaliere. Dopo aver arrangiato un'improbabile armatura, in poco più di una settimana riesce a decidere per sé e il suo vecchio cavallo un nome degno delle loro future imprese. E così una notte Don Chisciotte e Ronzinante partono alla ricerca di gloria e fortuna. In una locanda, che nella sua follia crede un gran castello, riesce poi, non senza qualche disavventura, a farsi ordinare vero cavaliere dal nobile signore del castello, ovvero il furbo locandiere che prima si prende gioco di lui e poi, vedendo che Don Chisciotte non poteva pagare, gli spiega un'importante verità. I cavalieri hanno comunque bisogno di denaro, camicie pulite e soprattutto di uno scudiero. Dopo altre avventure e altrettante legnate che lo lasciano a terra agonizzante, un contadino del suo stesso paese lo raccoglie e lo riporta a casa, dove nipote e governante, nonostante le cure per il corpo e i rimedi per la mente, non riescono a condurre il loro Alonso sulla via della ragione. Ed è così che una notte, all'insaputa di tutti, Don Chisciotte parte di nuovo. Questa volta, però, accompagnato da uno scudiero, tale Sancho Panza, ovvero un povero contadino convinto dal cavaliere di poter così diventare governatore di una terra o di un'isola che avrebbero presto conquistato. Alla partenza, Sancho Panza non salutò nemmeno la moglie, tale Giovanna o Maria o Teresa, non lo sa nemmeno lui, lasciandola tutta sola, perché portò con sé l'unico fidato asinello di famiglia. Quella notte, sopra il suo ciuco, con le bisacce in groppa e la borraccia all'arcione, Sancho Panza se ne stava come un patriarca, colmo d'un gran desiderio di diventare governatore di quell'isola che il padrone gli aveva promesso. E ora vediamo insieme cosa accade ai nostri eroi. Mettete su il vostro elmo, prendete la vostra spada e salite in groppa al vostro cavallo per affrontare insieme una nuova avventura del nostro piccolo amico. Era ormai giorno quando davanti a Sancho Panza e a Don Chisciotte si presentò una campagna con 30 o 40 mulini a vento e lo scudiero ebbe subito modo di saggiare la follia e l'eroismo del novello cavaliere. Don Chisciotte, infatti, era già pronto a scagliarsi contro il primo dei mulini, non senza però una lunga premessa di cui Sancho capì solo poche parole. Che fortuna, arricchirsi e soprattutto giganti. Che giganti? Chiese Sancho Panza. Quelli che vedi là, rispose il cavaliere. Dalle smisurate braccia, e ce n'è alcuni che arrivano ad averle lunghe due leghe. Badi, la signoria vostra, osservò Sancho, che quelli non sono giganti, ma mulini a vento, e ciò che in essi paiono le braccia sono le pale che, girate dal vento, fanno andare la pietra del mulino. Oh, si vede che non te ne intendi d'avventure, replicò Don Chisciotte e, senza aspettare,
obiezioni, partì all'attacco con la lancia in resta e il solito condimento di frasi eroiche in cui, inutile dirlo, infilò l'immancabile invocazione alla sua Dulcinea. Don Chisciotte sferrò dunque il primo colpo, un gran bel colpo, e un po' per la forza che ci mise e un po' per il vento, il mulino reagì. La grossa lancia si ruppe in mille pezzettini di legno e così cavallo e cavaliere fecero un gran capitombolo. Il colpo fu tale che per rimettersi in piedi non poterono far altro che aspettare Sancho, che già correva con tutta la velocità del suo asinello. «Non gliel'avevo detto io?» provò a dire Sancho. «Taci, caro Sancho!» replicò il cavaliere, «poiché le cose della guerra, più delle altre, sono soggette a continuo cambiamento e io credo, anzi è certamente così, che quel mago frestone o frescone che mi ha portato via la stanza e i libri ha mutato i giganti in mulini per togliermi la gloria della vittoria». Sancho, forse vinto dal desiderio di governare un'isola o di vivere come un signore, non insisté oltre e aiutò il malconcio cavaliere a riportarsi in sella. La notte successiva la trascorsero sulla via di Passo Lapice, Don Chisciotte in digiuno e contemplazione e Sancho dormendo con la pancia piena e non proprio di acqua di cicoria. Tra gli alberi, l'impavido cavaliere strappò un grosso ramo per rifare la sua lancia, perché aveva letto che così fece un certo cavaliere spagnolo. E al mattino presto, impaziente, spronò il povero Sancho per rimettersi in cammino. Verso le 3 del pomeriggio raggiunsero il passo. Don Chisciotte, discorrendo di nuove avventure, si raccomandava con Sancho di non aiutarlo mai quando era in battaglia contro altri cavalieri. E mentre Sancho gli assicurava di cuore che già per sua natura mai si sarebbe immischiato, si affacciarono sulla strada due fraticelli in groppa a due enormi muli. Appresso i frati veniva per conto suo anche una carrozza scortata da 4 o 5 persone a cavallo. Ora, Sarà stato per gli strani occhiali da viaggio che portavano o gli strambi parasole o forse per i muli grandi quanto dromedari? Fatto sta che Don Chisciotte li prese per maghi incantatori che per giunta avevano rapito una principessa e rinchiusa nella carrozza. Inutile il tentativo di Sancho di fargli notare che erano monaci. Don Chisciotte gli ripeté: «A tu, Sancho, te ne intendi poco in materia d'avventure. Ciò che io dico è la verità. Ora lo vedrai». A nulla valsero le spiegazioni e le preghiere dei monaci. Don Chisciotte ne travolse uno e mise in fuga l'altro. Dopodiché si accostò alla carrozza per parlare con la signora. Sancho allora, ricordando le promesse di ricchezza, si avventò sul frate caduto e iniziò a togliergli i vestiti tra lo stupore di due servi che l'accompagnavano, che gli chiesero perché lo stesse spogliando. L'ingenuo servitore rispose che le spoglie delle battaglie vinte dal suo signore gli toccavano di diritto. Fu allora che anche Sancho prese la sua buona dose di legnate. Un attimo di pausa e poi torniamo con la nostra storia. Thank you.
la gente, ma lei non sta a galla, le corro vicino e chiamo il bagnino. E ritorniamo con la nostra storia. Siamo al punto in cui Sancho prese la sua buona dose di legnate. Presto però le legnate toccarono di nuovo anche a Don Chisciotte, che mentre vaneggiava con la signora della sua liberazione e della necessità che lei tornasse a ringraziare la bella Dulcinea, fu ascoltato da uno degli scudieri di scorta alla carrozza. Come sia andata non si sa bene, ma sappiamo che, dopo un duro colpo dello scudiero, Don Chisciotte si ritrovò con mezza armatura e un pezzettino d'orecchio a terra. Questo oltraggio lo fece così tanto arrabbiare che all'avversario non bastò tutta la sua forza e neanche un cuscino della carrozza preso a scudo per parare il successivo colpo del cavaliere furioso. Solo le dame, che infine uscirono dalla carrozza, poterono convincere Don Chisciotte a risparmiare la vita dell'avversario, sempre a patto, è ovvio, di metterla poi al servizio di Dulcinea del Toboso. Così accontentato, il prode finalmente lasciò ripartire il convoglio. L'episodio dello scudiero sarebbe finito lì, se Don Chisciotte non avesse visto la sua povera celata dimezzata. Già giurava vendetta quando Sancho gli ricordò che aveva ormai perdonato lo scudiero e che quindi non poteva fargli più nulla. Allora Don Chisciotte ritirò il giuramento e ne fece subito un altro. Proprio come fu per Sacripante con l'elmo di Mambrino, non avrebbe mangiato pane sulla tovaglia né avuto altra pace finché non avesse tolto ad altro valente cavaliere un elmo o una celata di pari valore. Fu allora che tra una chiacchiera e l'altra al fiero cavaliere, ancora dolorante per l'orecchio, venne finalmente fame. Chiese a Sancho cosa avevano nelle bisacce e lo scudiero malinconico rispose che avevano solo una cipolla, un pezzetto di formaggio vecchio e qualche tozzo di pane, e che questo povero cibo non poteva certo andare bene a un grande cavaliere come Don Chisciotte. «Non capisci nulla!» rispose Don Chisciotte, spiegando che i cavalieri erranti potevano ben stare senza mangiare un mese o comunque mangiare quel che trovavano. Sancho replicò che avrebbe dunque riempito le bisacce di ogni sorta di frutta secca per il cavaliere e avrebbe tenuto per sé le cibarie più sostanziose. Ma ancora una volta Don Chisciotte ebbe a correggere lo scudiero. «Io non dico, Sancho, che sia di obbligo ai cavalieri erranti non mangiare altro che la frutta che tu dici, ma che il loro cibo più frequente doveva essere quello, come anche alcune erbe che trovavano nei campi che essi conoscevano come anch'io le conosco». A quel punto, guardando affranto il fondo delle bisacce, Sancho considerò che era gran cosa sapere di quelle erbe, perché un giorno ci sarebbe stato bisogno di tale conoscenza. Solo allora tirò fuori quel che avevano e finalmente i due mangiarono d'amore e d'accordo. Spinti però dal desiderio di trovare presto riparo per la notte, finirono ancor più in fretta
quel poco che c'era e si incamminarono. Fortuna volle che al calar della notte capitarono presso le povere capanne di alcuni caprai che ben li accolsero con cibo, canzoni e storie. Non stiamo qui a riferire di queste storie, e nemmeno della più bella, quella del povero Crisostomo lasciatosi morire per l'amore non corrisposto della bella Marcella. Basti sapere che tale storia portò i nostri eroi a sostare ancora un giorno in una fresca radura tra i boschi, piena di buona erba per Ronzinante e l'asinello. Giunse l'ora della siesta e Sancho lasciò cavallo e giumento liberi di pascolare in quell'erba. Ma di nuovo il fato, il diavolo e il caso volle che in quella vallata andasse pascolando anche un branco di puledre galiziane appartenenti a certi mulattieri di Yanguas. Accadde allora che le signore cavalle riuscirono a svegliare l'interesse dell'improbabile destriero di Don Chisciotte, il quale, abbandonati i soliti modi mansueti e senza chiedere permesso al padrone, trotterellò allegro verso il branco e verso una dolente delusione. Le puledre, infatti, più di ogni cosa avevano voglia di pascolare e accolsero a calci e morsi il povero Ronzinante, ma ciò che più lo fece soffrire furono le stanghe che i mulattieri gli calarono addosso appena arrivarono sul posto. Oi oi, poverino! Per fortuna di Ronzinante giunsero anche Don Chisciotte e Sancho Panza, che presto dirottarono le legnate su di loro. Don Chisciotte infatti subito gridò alla vendetta e spronò Sancho a battersi, perché quei mulattieri non erano certo cavalieri. «Ma che di vendetta dobbiamo prenderci?» sbottò Sancho, facendo notare che loro erano due, anzi uno e mezzo, e i mulattieri erano 20. Ma ormai già sapete, Don Chisciotte, rispondendo che lui valeva per 100, si buttò nella mischia e tirò dentro pure Sancho. Le botte stavolta furono davvero tante. Il primo a riprendersi fu Sancho, ma Don Chisciotte e Ronzinante avevano tanto di quel male alle ossa che prima di muoversi preferì parlare e chiedere al cavaliere se aveva uno di quegli unguenti miracolosi che tutte le ferite guarivano all'istante. Sancho aveva ascoltato più volte dalla bocca del cavaliere di questi unguenti e anche stavolta poté solo e soltanto udirne. «E fra quanti giorni crede la signoria vostra che potremo muovere i piedi?» chiese infine. Ma Don Chisciotte già stava cercando una spiegazione per l'inaspettata batosta e certo, diceva, era stata la punizione per aver alzato spada contro poveri uomini che non erano cavalieri. D'altra parte, non ci fu verso di convincere Sancho che in queste situazioni poteva ben intervenire in difesa del suo cavaliere contro l'oltraggio di qualche canaglia. In queste occasioni Sancho aveva ben piantati i piedi in terra e stavolta lo confessò in piena regola al Chisciotte. Lui era di indole pacifica e remissiva, anzi di più, lui avrebbe perdonato all'istante qualsiasi oltraggio fatto da persona bassa o alta, ricca o povera, gentiluomo o plebeo. Don Chisciotte non riuscì a replicare altro se non che tale atteggiamento non era certo il migliore per chi come Sancho voleva un'isola da governare. Dopodiché ci volle tutta la sua autorità per convincere Sancho di essere quello meno battuto e dolorante e quindi ad alzarsi per primo per aiutarlo a tirarsi in piedi. E così, tra 30 ai 60 sospiri e 120 imprecazioni, Sancho si alzò e sistemò Don Chisciotte sull'asino. Tirò su anche Ronzinante, che se avesse avuto lingua per lamentarsi, sicuro non sarebbe stato gentile né con Sancho né col suo padrone. Così formati si incamminarono in fila indiana verso la strada maestra. Per loro fortuna non ci volle molto ad avvistare una locanda che per Don Chisciotte altro non era che il tanto desiderato castello ove curarsi e dormire.
e vi aspetto giovedì prossimo alle 16.03 per la quarta e ultima parte di questa avventurosa storia. Un grande abbraccio e un saluto da parte di Cinzia Libraia on the road e da Davide in regia. Ci vediamo giovedì prossimo e in replica la domenica sempre alle 16 con Fiabe in onda su Radio Speranza in Blu.